Buongiorno, io mi sono appena svegliata, sono peggio del solito, guardatemi come sono carina. Siamo in una casa diversa perché siamo in casa in montagna, come vi avevo già precedentemente detto. Siamo arrivati ieri in realtà, però ieri non vi ho vloggato perché era una situazione un po' di stallo. Come sentite io ho mal di gola, sono anche un po' raffreddata, però il mal di gola mi sta un po' passando, non vorrei tipo tirarmela da sola. Visto che siamo a casa con amici, praticamente loro stanno in queste camere, qui ci sono i miei, li stanno parlando. E qui ci siamo noi nel lettino a castello. Praticamente io qui ci vengo da quando ero piccola, 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 piccola. Cioè, tipo avevo un anno e forse neanche, ed è il primo viaggio che ho fatto. E quindi ci veniamo da una vita. Poi non fate caso anche che ho cambiato il septum perché ho perso tutte le altre palline. Comunque, praticamente mi hanno svegliato con le loro chiacchiere perché ci sono anche dei bambini un po' piccoli. E infatti sono le 9:30. Io sono andata a dormire tardi perché praticamente su Netflix mi sono scaricata sull'iPad qua delle puntate di DC Legends of Tomorrow, che è una nuova serie che volevo iniziare, sta su Netflix se vi va. Mi sta piacendo abbastanza, però sto cercando ancora di capirla. E quindi sono vista due puntate e sono andata a dormire verso le 2:30, quindi ho dormito, fate i calcoli, 7 ore più o meno. Non è da me, quindi sto un po' sbattuta. Comunque, adesso andiamo perché voglio far colazione, che ieri pomeriggio giù in paesino abbiamo preso, cioè ho preso una crostatina troppo buona. Quindi voglio andarla a assaggiare, ve la faccio vedere, la apriamo insieme. Ecco, stanno preparando anche il tè. E questa è la crostatina. Guardate che carina. Troppo bello. Questo è un dolce di qua, così vi do un indizio per capire bene dove sono. Che è un dolce buonissimo. Ecco la mia colazioncina. Questa crostatina buonissima. Contate che io il tè me lo metto soltanto con il latte. Lo faccio all'inglese. Poi non so neanche dove ho preso questa abitudine, però è molto più buono. Provatelo se non l'avete mai fatto, poi mi fate sapere. Niente, non riesco a continuarlo sto vlog perché ogni tanto entra qualcuno e parlare con loro non è che mi vergogno perché sanno tutto, però sai, sanno tutto, cioè, chi sono in realtà? Raga, sta crostatina mitica. Allora, mi ha messo qua, praticamente questa è la stanzetta dove stanno i miei genitori, voi non mi vedete, ma forse è meglio così perché mi sto per truccare, volevo farvi vedere la mia pochette quanto è bella. Io sono innamorata, poi sembra piccola, ma in realtà c'entra un botto di roba. È pienissimissimissima. E adesso mi truccherò, mi darò una sistemata, giusto perché oggi sto vloggando. Non so bene cosa mi farò, ma qualcosa mi farò. C'è anche lo specchietto. Vi faccio vedere la visuale da qua, guardate. Siamo proprio vicino agli alberelli, la montagnetta. Probabilmente oggi andremo in seggiovia, quindi faremo questa esperienza. Voi verrete con me, la vivremo insieme, sperando che vada tutto bene. Vabbè, se vedete sto vlog sicuro, se non lo vedete è il problema. Comunque, Giorgio, say hi to the camera. Ma girati, tanto sei lì in penombra, anche se si vede. Allora, mi sono più o meno truccata. Contando che è un po' di giorni che non mi trucco, direi che siamo più o meno a buon punto, anche se punto dolente. Mi sono scordata la terra e il blush, quindi di conseguenza non ho messo illuminante. Questo è il mio outfit. Ragazzi, lo stile. C'ho anche la bretella. La cosa più odiosa di quando mi vesto da neve, a parte che ho questo coso e sotto la maglietta, speriamo mi venga caldo. La cosa più odiosa è questo rumore quando si cammina. Comunque, adesso preparo le cosettine che sono le 11 e un quarto e andiamo. Ragazzi, siamo saliti. Quelli là sono i miei genitori e sta nevicando, cioè non si vede. Però vi faccio vedere addosso. Vedete, abbiamo tutti questi tipo palline. Eccole, guardate, già non si vede da qua. E ci abbiamo la sciarpa piena. E appunto siamo qua in seggiovia. Stiamo andando, non cerchiamo di muoverci il meno possibile. Sto rischiando parecchio per fare questo vlog. Cioè, ve ne rendete conto che tipo se mi casca qualsiasi cosa nello zaino. Però, oddio. Dio, c'ho la sciarpa piena di questi cosi. Sale, ragazzi. Oh, Giorgio, mi è andato nell'occhio. Non so chi di voi ha mai preso la seggiovia, ma è una sensazione tipo stranissima. Vi sentite sicuri perché state seduti, però allo stesso tempo vi sentite tipo, sai, esposti leggermente. Comunque dietro ci sono le altre personcine. Non si vedranno mai, vero? Sto cercando di mantenere una certa stabilità. Adesso la mano mi si gela attorno alla videocamera. Il percorso che ci aspetta è abbastanza. Siamo arrivati al punto
super innevato e ci sto nevicando addosso peggio di prima. C'è roba che davvero, guardate, siamo invasi dalla neve, io spero mi si tolga. Stavo anche facendo gli Instagram stories, mi sta entrando tutto negli occhi, un dramma. E adesso vediamo poi su come stanno messi proprio alla fine, fine, fine. Ragazzi, siamo arrivati, non potete capire come sto cercando di vloggare. Aspetta che ho le guante in mezzo alle gambe, eccoci. Sta? Aspetta, sta ancora nevicando. Però vi faccio vedere la visuale. Com'è? È tutto bianco qua sopra, guardate, io qua ci sciavo quando ero un po' più piccolina. Questa è la visuale al momento, c'è pochissima gente, tipo solo il nostro gruppo. Adesso ci va. A voi piace la neve? A me da morire. Però vederla da qui sotto è proprio bello. Siamo venuti qua a rifugio a mangiare. Giorgia, say hi. Fa freddissimo. Allora, abbiamo finito di mangiare e c'era una bufferona di neve. Ragazzi, siamo bloccati qui, non riusciamo più a scendere, vi rendete conto? Perché con la seggiovia e sta bufera non so dove andiamo a finire. Quindi sì, la verità è questa, siamo bloccati sopra la montagna, sì, questo con il cappello in sempre un girato, si formano tipo i mulinelli, e io penso che se usciamo fuori voliamo pure noi. Siamo dentro una baitina molto piccolina, quindi tutti mi guardano, però vabbè, ormai ci sono posto da sopra. Stasera poi dobbiamo fare l'abbraccio a casa, quindi vi riprenderò tutti i passaggi, e dobbiamo andare anche in paesino a comprare tutte le cose appunto per fare l'abbraccio, la carne, i dolcettini, poi vedere. Allora guys, mi sono messa qui perché praticamente siamo tornati giù dalla seggiovia, non vi ho ripreso perché c'era una bufera di neve, infatti ha nevicato anche qui, adesso poi ve lo faccio vedere. Tutta la neve in faccia, sulla sciarpa, tutte le cose fradice, e quindi appunto siamo scesi e siamo tornati qua, casettina che poi sta vicinissima, e i bambini si sono messi a fare i compiti e quindi alla fine sono stata lì, li ho un po' aiutati, poi abbiamo fatto una merendina e adesso credo siano le 4 e qualcosa, se non le 5, tra un po' appunto dobbiamo scendere in paese come vi avevo detto per prendere le cose per stasera. Intanto mio padre con il suo amico stanno accendendo il fuoco del caminetto, vi farò vedere anche quello. E adesso io sto qui in camera perché mi sono cambiata, cioè mi sono lasciata il pile, la magliettina insomma con la termica, però mi sono messa, non si vede, mi sa, i jeans, e però mi sono lasciata le calze sotto perché comunque fa freddo. Tra l'altro io vorrei far vedere che il trucco, nonostante le intemperie, che queste sono intemperie vere, cioè tipo che avevo la neve in faccia e quindi mi si poteva sciogliere qualsiasi cosa, non si è smosso di una virgola. Cioè, a parte il naso, perché mi sono soffiata il naso logicamente, però. Cioè, guardate, eyeliner perfetto, sopracciglia ancora meglio, anche proprio la base. Vabbè, mi ero messo un po' di correttore e niente più, poi c'è appunto questa luce così blu perché c'è la neve. Ecco qui ve la mostro. Qui è dove vi ho fatto vedere prima praticamente, vedete, ha fatto la nevicata, sono tipo una decina di centimetri neanche, troppo troppo carina, vedete la seggiovia ci passa praticamente qua davanti, non so se vedete che passa, eccola. Ho rimesso anche la pallina del septum, l'ho ritrovata, mi era cascata in seggiovia sul seggiolino, quindi immaginate che casino, però l'ho ripresa al volo, l'ho messa. Questo nero non mi piace per niente, non mi ci vedrete per molto tempo. Se mi seguite su Instagram tra l'altro saprete che vi ho fatto anche un sondaggio dove vi chiedevo secondo voi è meglio se lo tolgo oppure no, perché praticamente così una sera mi ero stufata, mi si toglieva sempre sta pallina, quindi me l'ero tolto, poi me lo sono rimesso perché ho ritrovato un piercing troppo bello che volevo provare a mettere, che è quello unito, che praticamente qua sotto ha tutti i brillantini, poi ve lo faccio vedere se riesco a metterlo. E quindi questo tra un po' scendiamo, vi faccio vedere che andiamo appunto a fare questo giretto. Ti diverti? Dove? Guarda, ci ha preso! Bello, la prima botta! Che spettacolo! E per la serie lo stile non va a pile. Abbiamo un outfit 2017, inizio 18 più o meno, con pellicetta. Questa qui è quella che mi aveva inviato Naked. Mi piace un sacco, cioè giuro è morbidissima, è una cosa splendida. Questa cosina qui, qui c'è il focherello. Adesso vado allo specchio così vi faccio vedere bene. Eccola qua, guardate che bella, cioè poi è lunga, caldissima, è troppo bella. Poi appunto ho messo i jeans con sotto le calze, gli stivaletti quelli da neve, molto sexy. Adesso andiamo giù in paesino e vi porterò anche a voi. Eccoci qua, abbiamo comprato le cosettine. Adesso stiamo andando alla seconda macelleria perché non avevano gli arrosticini e noi vogliamo gli arrosticini. Come sempre non c'è nessuno. Fa freddino. Tavola natalizia,
Giorgia. Ciao, come procede? Dici la... tutto bene, tutto procede bene. Bacio braccio. Sei un po' rosso. Salsicce in the making. E poi qui abbiamo i pomodori. Cioè, oddio, con tutto il rosso neanche si vedevano. Pomodori per la brusca. In cucina c'è mia madre, che non so cosa sta facendo. Ma vai vassai per mettere la carne, cara. Sì, ma perché parli così? Allora, se mai venite qua dovete mangiare questi. E questo, ancora meglio. Cioè, questo è una bomba in tutti i sensi, ma è buonissimo. Non so bene come si chiama, cioè fatemelo sapere se lo sapete. Qui gli amaretti, questi grandi, sono buonissimi. Però quello lì appunto è sicuramente il mio preferito in assoluto. Mi metto qua a parlarvi perché di là c'è un casino. Io adesso vediamo cosa riusciamo a mangiare. Sono esatti che ce l'ha. No, io non lo mangio bene. Ecco qui una delle mie cose preferite, pancetta. E non, sì, non ci fate caso, noi la mangiamo tipo super abbrustolita. Poi mi sono mangiata la bistecchina, che praticamente è quella lì, di maialino, buonissima. E qui ci sono i rimasugli e mio padre che continua lì. Quindi adesso mi mangio la pancettina e poi sbatto direttamente i dolci. Guarda davanti che sta qua davanti. Facciamo un video ASMR. Eccolo qui. Questo è il dolce del mio cuore. Anche quelli in realtà sono buonissimi. E ci stiamo guardando X Factor. C'è la puntata dello scorso giovedì. Quindi adesso ci vediamo in questa replica che io non ho visto. Allora, per finire questa giornata, visto che comunque è una certa ora, ecco, quindi tisanina al finocchio. Così tanto per metterne una, perché ho la pancia gonfissima. Cioè non so perché mi sono alzata e avete presente quella sensazione che non riuscite a stare dritti? Ecco, quindi per forza la devo fare. Io non vado pazza per queste tisane, però se può aiutare la famo. Giuro, non mi sono mai sentita così gonfia. E poi mi sono specchiata e sembro incinta davvero io al settimo mese. Arturo e Chiara Verragni. Comunque vi aggiornerò se questa cosa funziona. E mentre vi mando un bacio, grazie per aver guardato il vlog di oggi. Ciao Gero, fai ciao con la mano senza farti vedere. No, non ti vedi. Ok, ciao. Noi ci vediamo nei prossimi vlog. Vi mando un grosso bacio.